Buongiorno a tutti, ci sarebbe da dire bentornati a casa vostra, che questa è la casa dei Saronnesi che ricomincia questa stagione, e uso il termine stagione perché se avete ritirato i pieghevoli all'ingresso vedete che le attività che l'amministrazione comunale propone quest'anno vanno a configurarsi come una stagione musicale. Oggi è una giornata un po' speciale, non solo perché è l'inizio di tutto, ma perché abbiamo alcuni particolari importanti da sottolineare. Noterete qua nel Movindo un ospite nuovo, pianoforte, un arzillo vecchietto di 90 anni, costruito nel 1916 a Parigi dalla Erard, pianoforti francesi, e restaurato dall'intervento della storica Saronnese, e appartenuto a Edoardo Ferioli, che è il signore che sta alle mie spalle, musicista, compositore, direttore d'orchestra, uomo che tanti anni fa a Saronno era una vera istituzione. Quindi un ospite nuovo. E poi un nuovo soggetto che oggi finalmente può presentarsi con calma, senza intoppi, che è Saronno Ensemble. Saronno Ensemble nasce come un quartetto d'archi, cui si aggiungono altri musicisti. Uno sarà oggi presente come solista, Sergio Zampetti, penso che sia un nome abbastanza noto a tutti i presenti. Saronno Ensemble è una nuova realtà musicale che parte, che si presenta oggi con completezza e che sarà il centro, il fulcro di numerosi altri incontri durante questo anno. Credo che in questo momento valga la pena ringraziare qualcuno che ha creduto in questa iniziativa. Gli sponsor li vedete nominati sui manifesti e sul materiale di diffusione, quindi diciamo grazie a loro è stato possibile fare un piccolo salto di qualità importante. Ringrazio Ernesto Ornati, lo vedo qua nelle prime file, cultore saronnese, vicevanese ma ormai direi saronnese a tutti gli effetti, che ha offerto l'immagine che per 7 appuntamenti tornerà sui muri della nostra città per presentare, per proporre questi momenti. Grazie maestro Ornati. Ringrazio, e qua permettetemi un minimo di parzialità, ringrazio tutto il personale dell'assessorato che mi è stato affidato, che mi segue in queste piccole follie, ci sta, collabora e permette che questo succeda. Lo ringrazio veramente di cuore. Ma oggi è una giornata particolare anche per un altro motivo. Avrete notato, penso, che spesso i momenti musicali si è tentato di abbinarli a momenti di arte figurativa, opera di Ernesto Ornati sui manifesti, nell'anno scorso opera di Mario Saltarelli, opera di Arnaldo Fontana, e un'opera che è qua alle mie spalle, un acquarello del nostro santuario, che è stata eseguita appositamente per un concerto che si è tenuto il 22 di aprile nel santuario, qualcuno forse era presente, e quest'opera è stata eseguita da una persona che oggi non è più con noi, da pochi giorni se n'è andato. Un paio di mesi fa inauguravamo una mostra sua personale qua dentro. Oggi abbiamo un amico in meno, era Andrea Sgarbi. Io credo che tutti capiscano per quale motivo, con un po' di commozione, andiamo a dedicare questo momento, questo pomeriggio, alla sua memoria. Andrea se n'è andato giovedì. Andrea ci ha lasciato giovedì, ma ci ha lasciato anche un patrimonio, al di là dell'aspetto artistico, di umanità. Un maestro stimatissimo, uomo di teatro, uomo di arte, che tutti stimavano, ricordiamolo, l'abbiamo già ricordato con questo meritatissimo applauso. Bene, e adesso largo alla musica, Saronno Ensemble e Sergio Zampetti.
programma molto particolare, l'integrale dei quartetti per flauto e archi di Mozart. E lo sapete tutti oramai, questo è il 250enario della nascita. E Mozart nel 1777 aveva l'esigenza di riproporre il suo nome in giro per l'Europa. Era già stato negli anni 60 in giro per l'Europa, era stato, però allora era una fan prodigio, si esibiva in tutte le corti, era un bambino straordinario che suonava. Quando aveva 20 anni aveva esigenza ancora di riproporsi. E fu così che doveva fare questa lunga tournée di un anno e mezzo quasi in giro per l'Europa e doveva andare col padre Leopoldo, il quale però non aveva avuto il permesso all'arcivescovo di Salisburgo di seguire Wolfgang, e fu così che Wolfgang e la madre partirono alla volta dell'Europa, alla volta del mondo. E andando, la prima tappa doveva essere Parigi, che era un centro nevralgico molto importante. E prima di arrivare a Parigi si fermò a Mannheim, dove c'era l'orchestra migliore dell'epoca, un'orchestra straordinaria. E a Mannheim trova più di un motivo di interesse. Anzitutto conosce un flautista che diventa suo grande amico, tal Wendling. E Wendling lo introduce nell'aristocrazia proprio di Mannheim, e in questa aristocrazia ha modo di conoscere un olandese molto facoltoso, si chiama Dejean, il quale gli promette 200 fiorini per scrivere, Mozart avrebbe dovuto scrivere 3 quartetti e 2 concerti, però il nostro Dejean aveva un'esigenza, che i brani non fossero particolarmente difficili, perché lui era un dilettante. All'epoca c'era proprio questa cosa che molti nobili coltivavano, il fatto di studiare uno strumento musicale. Poi il flauto, grazie anche a Federico II di Prussia, ha avuto un grande interesse nell'ambiente dell'aristocrazia. E fu così che Mozart iniziò a scrivere alacremente, ed è molto importante quel fatto che vi ho detto prima, che Leopoldo non seguì Wolfgang, perché in questo modo ci sono tantissime lettere che documentano questi 15 mesi di tournée di Wolfgang. Ci sono circa 200 lettere, pensate, quindi quasi uno ogni giorno, perché uno ogni 2-3 giorni, insomma. E quindi in questo modo si scoprono dei particolari interessantissimi. Per esempio si scopre che Mozart a un certo punto dice: io non sopporto il flauto. Il flauto è uno strumento che io non posso sopportare, e questo l'ha sottolineato 2 volte. E su questo si è molto pensato, no? Fa riflettere con un grande personaggio come Mozart dica una frase del genere, anche perché la cosa straordinaria è che Mozart per flauto ha scritto come più di altri strumenti a fiato, cioè Mozart per gli strumenti a fiato ha trattato il flauto, il corno, per il corno ha scritto 4 concerti, il clarinetto in maniera particolarmente proficua, perché ha scritto concerti, quintetti, quartetti, qualcosa per oboe. Però quindi il flauto compare come strumento molto utilizzato da Mozart. Come mai ha scritto "non posso sopportare questo strumento"? Molto probabilmente per un motivo economico. Succede che Mozart non viene mai pagato, o meglio, viene pagato ma non quanto era stato promesso, viene dato a Wolfgang. Dejean gli dà soltanto, è documentato, 96 fiorini, quindi meno della metà. E questo ovviamente ha creato un gran fastidio in Wolfgang, che essendo libero professionista, essendo freelance, viveva proprio di commissioni, non aveva un posto fisso. Quindi molto probabilmente il motivo per cui Mozart non amava questo strumento è proprio legato a questa situazione economica disastrosa che si è venuta a creare con Dejean, peggiorato ulteriormente qualche mese dopo, quando si trasferisce a Parigi, gli viene commissionato un concerto per flauto e arpa. Lui consegna questo concerto, e anche in questo caso non era Dejean, era un altro nobiluomo, non lo paga secondo quanto era stato pattuito. Aggiungere poi che a Parigi morì sua madre è tutto un unico discorso, come dire che ha avuto una serie di conseguenze questo viaggio disastroso dal punto di vista economico, dal punto di vista effettivo. Quindi probabilmente questo strumento, che era stato così legato a questi 15 mesi di tournée di Mozart, probabilmente più per un discorso psicologico, appunto, non fu apprezzato, anche perché di fatto Mozart utilizza il flauto nelle sinfonie, nei concerti al pianoforte, negli altri concerti dove il flauto come solista però appare in orchestra, e viene sempre trattato in maniera straordinariamente bella. Beh, questi quartetti, vi dicevo, il più bello, il più importante di questi quartetti, noi lo suoneremo per ultimo, è il quartetto in Re maggiore.
che è il primo che lui ha scritto del quartetto, infatti è K285. Ma quando Dejean vide questo quartetto lo trovò troppo difficile per le sue qualità. Abbiamo detto prima che era un dilettante, quindi non era probabilmente in grado di suonare proprio questo brano che era particolarmente difficile. Per cui i quartetti successivi, e cioè il K285A, che è quello che eseguiremo come primo, e il K285B, sono molto più semplici. Addirittura alcuni sono in due movimenti, cioè entrambi sono in due movimenti. Perché? Perché Mozart si era molto indispettito dal fatto che Dejean nel primo conto aveva dato meno soldi di quanto pattuito, per cui aveva iniziato a lavorare in malavoglia. Dopo il primo quartetto in tre movimenti, il secondo quartetto lo sbologna in due movimenti, e così anche il terzo quartetto. E addirittura il concerto per flauto che doveva scrivere, anziché scriverlo originariamente, prende un concerto già scritto per oboe e lo trascrive per flauto. Quindi voleva lavorare un pochettino anche loro risparmio. Probabilmente tra Dejean e Mozart si era venuto a creare più di motivo di contrasto, anche perché dobbiamo dire, e questo è assolutamente vero, in quel periodo Mozart, che aveva soltanto 20 anni, frequentava a Luisa Weber, che poi è la sorella di Costanza, la quale divenne in seguito moglie di Mozart, e Mozart quindi era stato con le due sorelle, prima con Aloisa e poi, lasciando Aloisa, si dirotta su Costanza e sposa Costanza. Con Aloisa si diceva che appunto passava grandi giornate insieme, quindi non lavorava altrimenti a quei lavori sui quali, quei lavori commissionati a Dejean. E quindi questa è un po' la storia legata a questi quartetti. Quartetti che comunque, pur essendo brevi, tipo il primo in Do maggiore e il secondo in Sol maggiore, hanno una freschezza, un'eleganza straordinaria. Il primo in due movimenti, il primo tempo è un allegro, il secondo un tema variazioni. Vedrete che tutti gli strumenti qui presenti, oltre a flauto, violino, viola, il violoncello, avranno dei momenti solistici molto importanti. Ecco, probabilmente è più corretto parlare di quartetto, non c'è proprio uno strumento solista, tutti gli strumenti hanno una funzione proprio concertante, una funzione molto importante. È straordinario, spero che possa piacervi, è un concerto, io credo, meraviglioso, suonato meravigliosamente bene da noi, e quindi non abbiamo dubbio che vi piacerà molto. Thank you.
sarebbe di questo terzo movimento che il che Mozart l'ha scritto per questo terzo quartetto, l'ha scritto non su commissione, e questo è un fatto abbastanza insolito, perché generalmente i compositori e le lettere scrivono su commissione per un suo amico. Infatti vedete K298 e utilizza un tema, il primo tempo, vedete, un tema e variazioni, cioè un tema che non ha scritto Mozart, ma ha scritto Hofmeister, un compositore vicino a Mozart. Seguono poi quattro variazioni, in cui prima è pigliata il flauto, violino, viola e violoncello, potrete proprio avere modo di ascoltare le qualità di questi strumenti. Poi abbiamo un corto minuetto con trio, e poi questo ultimo rondò, vedete che è molto lungo, quello che lui ha scritto a proposito del rondò, è chiaramente uno scherzo musicale. Rondò allegretto grazioso, ma non troppo presto, ma non troppo piano, così così. È scritto proprio in italiano, e Mozart l'ha scritto sulla parte autografa che aveva poi regalato al suo amico, perché col suo amico pare che, Joachim era un flautista, anche lui, pare che con questo suo amico appunto spesso passavano delle serate in compagnia allegramente e così si godevano la vita. Quindi un pezzo particolare, e la caratteristica è che il primo tempo deriva da Hofmeister e il terzo tempo deriva da Paisiello. Paisiello è un compositore italiano del 700, molto importante, una volta l'ho sentito una sua opera a Praga, e il tema, un tema di quest'opera venne utilizzato da Mozart e poi sviluppato ovviamente in questo rondò, quel rondò scherzoso che appunto sul vostro programma vedete esattamente la dicitura scritta da Mozart, molto, molto simpatica. Thank you.
detto prima. E questo primo quartetto è davvero, tutti sono belli questi quartetti, ma questo è speciale. L'adagio è uno degli adagi più belli di Mozart. E vedrete l'uso che fa degli archi. Gli archi pizzicheranno le corde. Quindi è tutto sartellato molto forte, no, degli archi, e questa melodia spiegata del flauto, è un adagio meraviglioso. E del resto anche il primo e il terzo movimento sono meravigliosi, pieni di gioia di vivere, da un ventenne innamorato, felice perché la commissione era altamente remunerata, sembrava almeno altamente remunerata. E dovete vedere poi il canteggio tra Leopoldo e Wolfgang, è lì attentissimo. Leopoldo che gli dice: mi raccomando che questi 200 euro, di 200 fiorini siano davvero 200, se sono di meno devi andartene da Mannheim, se invece sono giusti rimani pure. E Wolfgang valeva un po' di più. Valeva un po' di più, sì. E morale, Wolfgang dice: no, è vero. Poi sembra che ci siano anche numerose bugie tra Wolfgang e Leopoldo. Leopoldo era un carattere molto austero, Wolfgang proprio il contrario. E allora lui amava divertirsi, aveva 20 anni, quindi pensava appunto uscire. E poi appunto Leopoldo diceva: mi raccomando, scrivi i lavori per Claudio che ti ha scritto e che ti ha richiesto il tuo committente. E insomma continuava. Mozart scrisse questo quartetto, felicissimo, contento di farlo vedere a Dejean, e già Wendling, che vi ho detto era un flautista, gli ha detto: attenzione che secondo me è un po' troppo difficile per Dejean. Tant'è vero che Dejean neanche lo apprezzò molto, per quello che poi Mozart probabilmente si risentì, e da qui nacque quella Pierelli di cui ho parlato prima. Questo quartetto è davvero straordinario. Thank you.
tutti i grandi compositori sono cimentati nella scrittura del canone, perché è un lavoro contrappuntistico veramente importante. Il problema qual è? Che molti compositori riescono a fare un canone corretto dal punto di vista stilistico, ma di qualità artistica modesta. Mozart invece riusciva, oltre a rimanere, era corretto ovviamente dal punto di vista così sintattico, aveva anche un grande valore artistico. Tutti i suoi canoni hanno un valore artistico. E allora si è sobbarcato quest'onere e lo ringraziamo in maniera particolare. Grazie ancora.